Terza parte di questa nostra puntata di Buone Cose che prosegue con una storia importante che inizieremo proprio nel corso di questa puntata, ma proseguiremo anche nella prossima. E la storia ha una casa, questa casa è sinonimo di riso. Ci troviamo a Isola della Scala, provincia di Verona, quindi siamo in Veneto. A Isola della Scala c'è un prodotto davvero tipico del territorio che è una varietà di riso, il vialone nano, che viene coltivato nel nostro caso, ma viene coltivato, poi lavorato, conservato, tutto con una filiera cortissima, non a chilometro zero, ancora meno a centimetro zero, mi verrebbe da dire, da una famiglia che fa questo lavoro dal 1986 e che è una bella famiglia solida. Ci sono due fratelli, una sorella, la mamma e il papà. La sorella è Francesca Melotti, benvenuta a Buone Cose. Benvenuti a voi. Ho detto tutto giusto? Tutto ci siamo? Perfetto, perfetto. Ok, allora Francesca, azienda di famiglia che coltiva un prodotto del territorio, verrebbe però soltanto quasi da dire, ma dal 1986 non è che siano poi centinaia d'anni di solito, no, quando si fa, ma invece è parecchio tempo, e poi è parecchio tempo impiegato nel coltivare il riso con una filosofia davvero particolare. Allora, chi siete? Cosa fate? Allora, diciamo che noi dall'86 abbiamo iniziato a coltivare proprio questo, diciamo, bianco cereale in un piccolo terreno, in circa un ettaro di risaia, che è stato il nostro inizio. Però in questi 35 anni abbiamo sviluppato una serie di cose, un mondo attorno a tutto questo, al riso di Isola della Scala, perché la nostra azienda ha iniziato a coltivarlo, però adesso ha sviluppato tantissime idee che spaziano su tante cose, da prodotti a base di riso, attività varie, cioè tante attività connesse proprio al bianco cereale. Per cui è stato solo l'inizio, quello che papà ha fatto nell'86, di coltivare a mano, di seminare a mano un ettaro di risaia. Poi noi figli, con il tempo, abbiamo dedicato la nostra passione ad allargare e ampliare questa azienda di famiglia. È bello chiamarlo bianco cereale, sì. Perché dà l'idea di non essere un cereale puro e semplice. Il grano è un cereale, ma non lo chiamiamo il cereale giallo. Il bianco cereale invece fa subito pensare al riso, al chicco di riso. A qualcosa di prezioso, sì, che noi cerchiamo tutti i giorni con il nostro lavoro, la nostra passione, di valorizzare nelle nostre attività, appunto, come la coltivazione, la lavorazione, la vendita diretta ai nostri clienti, che privati vengono a trovarci direttamente in azienda, proprio come acquistare un prodotto a chilometro zero, sì, come anche consegnarlo direttamente ai nostri rivenditori, piccoli negozi specializzati. Sempre cercando di trasmettere, al di là della vendita di un chilo di riso, di una cosa che è utile per il sostentamento, sì, alimentare, proprio anche proprio la nostra passione, la nostra attività quotidiana, il fatto che deriva da una famiglia che lo coltiva da sé. Anche perché, tra l'altro, il bianco cereale è prezioso in ottica mondiale, proprio perché è forse l'alimento più consumato dal genere umano. Esatto, è uno degli alimenti più consumati nella popolazione mondiale, sì, basti pensare alle popolazioni più povere, di cosa si nutrono principalmente, sì, di riso. E noi abbiamo la fortuna di coltivare un riso pregiato, perché è un riso vialone nano di Isola della Scala, che si presta per piatti pregiati, tipo il risotto all'italiana. È proprio, diciamo, la sua eccellenza, con un riso di buona qualità come è il vialone nano. Pensando a un'azienda di famiglia che si occupa di riso, mi viene in mente, cioè, quasi una battuta: riso tutti i giorni in tavola o... Diciamo che la tradizione prevede che spessissimo si mangi il riso in famiglia. Di solito la domenica è assolutamente il giorno in cui un risotto all'isolana, proprio la ricetta del risotto all'isolana, non può mancare sulle tavole. Ci riteniamo persone che hanno una passione e che cercano in qualche modo, in tutti i modi, di portarla avanti e di trasmetterla anche alle persone che collaborano con noi tutti i giorni, quotidianamente, i nostri collaboratori, e anche alle persone che sono nostri clienti. Per cui diciamo che, tra virgolette, ci riteniamo un po' fortunati, perché siamo una famiglia dove è iniziato proprio l'attività dal papà, sì, però è stato capace di trasmettere questa passione a noi tre fratelli, per cui il fatto anche di lavorare tutti e tre assieme è proprio il simbolo e comunque la testimonianza che questa passione va oltre a ogni cosa.
Certo. Va bene, allora, che cosa racconteremo noi in questo nostro appuntamento con la famiglia Melotti e con il riso targato Melotti? Vi racconteremo come e dove anche, perché no, nasce il riso, quindi come viene coltivato, come viene seminato, lo faremo proprio tra poco, e poi insomma la raccolta, la mietitura, e poi torneremo qui in azienda per cercare anche di capire come viene conservato e come fa il riso ad arrivare nelle nostre case e sulle nostre tavole. Infine ci ritroveremo con Francesca per tirare un po' le somme di questa nostra visita, ok? Vi aspetto. Allora, noi cominciamo con la campagna, e prima però vorrei sentire qualcosa anche da papà, che deve essere un intenditore di riso. Non da poco. Vabbè, il riso rappresenta tutto per me, anche per tutta l'azienda, anche per i miei figli, perché hanno potuto così lavorare nell'azienda, e anche i nipoti hanno cominciato a lavorare nell'azienda. Questa avventura col riso è iniziata vedendo Isola della Scala, che c'era la fiera del riso. Allora, perché nella mia azienda non si può coltivare riso, ma non coltivarlo solo e venderlo il risone alle riserie, ma anche lavorarlo e confezionarlo e venderlo nei sacchetti. E siamo partiti con un ettaro e mezzo, si è arrivati a 300 passa ettari quest'anno. Ah, allora, il riso, questa buona cosa davvero. E ci troviamo dove il riso nasce. Vi presento subito il padrone di Risaia, in questo caso, Luca Melotti. Benvenuto a Buone Cose. Buongiorno, Luca. Buongiorno. Allora, qui nasce il riso, ma come fa a nascere il riso? Perché noi vogliamo raccontare questo prodotto dall'inizio alla fine. Ma adesso noi, questo che state vedendo sono risaie già allagate, ma prima di allagarle dobbiamo fare vari passaggi e vari lavori. Allora, prima di tutto si fa la rattura delle stocchi dell'anno prima. Una volta fatta la rattura, poi si passa successivamente a fare il livellamento. Sì. Oggi si fa il livellamento con raggio laser, tutto computerizzato, e si fa in modo che il terreno sia piano come un biliardo. Come un biliardo. Che noi troviamo un centimetro d'acqua qua e a 100 metri troviamo un altro centimetro d'acqua. Ok. Questo cosa serve? Serve soprattutto perché il riso sia allagato uniformemente in qualsiasi punto dell'appezzamento. Sì. E poi serve anche per mantenere l'acqua sempre allo stesso livello, e mantenendo l'acqua allo stesso livello facciamo anche in modo che le erbe infestanti non crescano, perché se rimangono sotto d'acqua non respirano e così muoiono. Ah, ok, quindi abbiamo un prodotto naturale al 100%. Un prodotto, devo dire, a basso impatto ambientale, un prodotto buono, un prodotto che andiamo a coltivare, produciamo, e vi dico che prima di tutto lo do a mangiare i miei figli, dunque sono sicuro al 100%. Che di è quello, buono. Di quello che produco, di quello, e anche della bontà del riso. Tra l'altro, uno dei suoi figli, se non sbaglio, lo vediamo sul trattore durante il momento della semina. Abbiamo già la terza generazione che sta andando avanti, che sta imparando, e dobbiamo dire che la semina che stiamo facendo adesso con tecnologie avanzate, i ragazzi al giorno d'oggi in 2 minuti imparano tutto. Imparano mentre perché noi siamo capaci anche noi, però abbiamo un alto apprendimento. Sì. Loro hanno un apprendimento molto più veloce, e come avete visto nella semina satellitare, tutto computerizzato, con queste novità che ci sono adesso in agricoltura, riusciamo a far diventare anche la coltura del riso una coltura avanzata, una coltura tecnologica. Devi solo guardare il quantitativo di seme che sta uscendo, se è perfetto. Se è perfetto in base, insomma, al terreno in cui lo vado a seminare. Esatto. Ok, volevo solo fare un piccolo passo indietro, perché già abbiamo anticipato molte cose, ma volevo arrivare anche alla stagionalità, no? Di questo riso. Perché abbiamo detto, la stagione precedente, dopo si livellano i terreni con la ratura della risaia. Ma quando è questo il periodo dell'anno che si fa questo lavoro? Lo facciamo a marzo. Marzo si fa questo lavoro, lo si prepara, e dopo, ai primi di aprile, si inizia anche la semina. Si inizia naturalmente anche la, prima si fa l'erpicatura, si fa una concimazione fatta con concimi naturali, noi adoperiamo quelli, e poi si fa la semina. Certo. La semina si fa e si inizia verso i 15-20 di aprile, e adesso stiamo ancora seminando perché la stagione, ci sono state alcune piogge, però noi coltiviamo 350 ettari di riso. Ah. Dunque dobbiamo
fare la semina un po' graduale, perché sì, dopo abbiamo da fare anche la raccolta. Certo. E dunque se topo e riso arriva maturo tutto assieme, riusciamo a far fatica anche per l'essiccazione e tutto quanto. Perché noi facciamo dalla A alla Z, noi produciamo il riso, facciamo tutte le operazioni, le facciamo noi. Certo. Non abbiamo l'intervento di controterzisti. Però i terreni non sono tutti vostri. No, i terreni non sono nostri, questo perché? Perché il riso, dopo un tot di anni, dobbiamo fare la rotazione. Sì. Nel momento in cui avremo solo i terreni nostri, non riusciamo a fare queste rotazioni. Uh-huh. E allora, andando a prendere dei terreni in affitto, cosa succede? Un anno siamo qua, dopo 3 anni ci spostiamo, andiamo da un'altra parte. Certo. E facciamo la rotazione. Certamente. E sfruttiamo il terreno al massimo, terreno che poi verrà arricchito con la rotazione. Perfetto. Dalle altre, con altre dalle colture. Altre, ad esempio, noi facciamo la rotazione con mais, erba medica, sì, soia e altre colture, frumento. Ok, allora abbiamo detto che si arriva a fine primavera, quasi insomma inizio giugno, no? Il periodo in cui ci troviamo, sì, adesso, con la semina del riso, che poi ci mette molto tempo a crescere? Ma no, guardi, adesso con queste temperature, oggi è una bella giornata, sì, il riso l'abbiamo messo sotto, facciamo un esempio, questa mattina, sotto uh-huh d'acqua, con queste temperature, fra 5-6 giorni si tira via l'acqua, sì, perché lui emette una la radice piccolina, certo, e dopo emette la cosiddetta piumetta, ah, che sarebbe la prima foglia. Quando la piumetta è lunga 1 centimetro si tira via l'acqua. Ah. Cosa succede? Il riso va in cerca di umidità, sì, e allora immette la radice nel terreno e si ancora e rimane fermo. E da lì, dopo 4-5 giorni che hai asciutto la risaia, rimetti piano piano l'acqua ancora. Cosa succede? Che lui si sente l'acqua alla gola, cosiddetta, esatto, inizia a crescere e tiene fuori le foglioline. Uh-huh. Le foglioline piano piano cresce, dopo la fine noi andremo a immettere nel terreno 5 sì, 10 cm d'acqua. Però lui ormai è già fuori con le sue foglie e continua la sua vegetazione. Allora, mentre lo lasciamo continuare la sua vegetazione, ci fermiamo un attimo, piccola pausa, state con noi perché Buone Cose e il riso Melotti in particolare, proseguono tra pochissimo il loro racconto e la loro storia. Bentornati a Buone Cose, bentornati come avete visto dalla nostra grafica a Isola della Scala, siamo in Veneto, in provincia di Verona e siamo insieme a Luca Melotti con il quale stiamo parlando della coltivazione del riso perché come vedete adesso insomma alle nostre spalle ci sono le risaie già allagate per la prima volta dicevamo, no? Perché poi sì. Ok, allora breve riassunto, siamo a marzo, ariamo la risaia, quindi sistemiamo e livelliamo tutto il terreno. Perfetto. Dopodiché con l'avanzare della stagione, quando arriva la primavera, i primi caldi e fino a giugno in pratica, come oggi, cosa succede? Che con la risaia ancora secca viene seminato il riso, si mette l'acqua. E si aspetta che il riso germogli. Certamente, quando il riso è germogliato lo imbrogliamo, nel senso che per fargli attaccare la radice sul fondo togliamo l'acqua, perfetto, appena la piantina è un po' alta rimettiamo l'acqua, esatto, e lui cresce. E sbuca dall'acqua in questo caso. Esatto, proprio così. Benissimo. Quanto deve diventare alto e grande e soprattutto da inizio giugno, quando è terminata la semina, quando è pronto per essere raccolto? Allora, il riso? Facciamo di solito quando il riso è alto 10 cm, 15 si ritira via l'acqua. Sì. E il riso inizia a fare la fase di accistimento. Okay. Praticamente da una piantina ne butta fuori altre 4-5. Ah. E lui fa la fase di accistimento. Noi asciugando la risaia, cosa succede? È come facessimo una concimazione. Perché si essiccano le alghe e il riso emette ancora più radici e va a cercare gli elementi organici nel terreno. Ok. Dunque cambia anche il colore, diventa più scuro. Lui piano piano inizia a crescere, si rimette l'acqua,
dopo la fase di accestimento si rimette l'acqua e lui continua la fase di levata che è ai primi di luglio. Arriviamo circa a metà luglio dove inizia ad andare in botticella. Cosa vuol dire? Il riso, la sua gamba, la sua pianta inizia a crescere all'interno della pianta, inizia a crescere la pannocchia. Ok. Che di solito il riso emette verso il 25, dai 25 di luglio ai primi di agosto. Praticamente si indice che quando il riso a Sant'Anna, il 26 di luglio, 25-26 di luglio, il riso va in canna. Cosa vuol dire? Che inizia a ingrossare la canna del riso e dopo piano piano esce la foglia bandiera ed esce la pannocchia del riso. Okay. Questo una volta che esce, di solito ci impiega un mesetto per la maturazione e una volta maturo, ai primi di settembre, iniziamo la raccolta. Ok. Cosa che facciamo tutto noi con la nostra mititrebbia. Certo. Abbiamo tanti campi di riso, dunque iniziamo ai primi di settembre e finiamo di solito la raccolta verso i primi di novembre. Ok, e voi coltivate solo, visto che qui siamo a Isola della Scala, il vialone nano. Sì, noi coltiviamo il 90% della nostra produzione di vialone nano. Sì. E poi abbiamo una piccola parte di carnaroli. Ok. Perché il cliente richiede anche i carnaroli, dunque noi ce lo facciamo. Il riso che noi andiamo a vendere sul mercato è tutto riso prodotto da noi. Tutto prodotto da voi, quindi seminato, coccolato, raccolto, essiccato. Gli fate il bagnetto al riso, più di uno insomma in sostanza, metti togli l'acqua, è proprio un bambino che viene coccolato. Lo si deve coccolare come un bambino e devo dire la verità che è una soddisfazione perché tu vedi crescere la piantina di giorno in giorno e non è come le altre colture, è veramente coltivare il riso ti dà grandi soddisfazioni. Certo. Anzi, il nostro è un riso italiano, prodotto in Italia, dunque non abbiamo problemi, sappiamo di che riso andiamo a dare al consumatore. Sì. E questa è la cosa importante. E sappiamo che in quel sacchettino c'è tutta una filiera italiana che produce vero e proprio il riso italiano. Perché anche il seme del riso è italiano. Perché noi su 330 ettari di riso che facciamo, 10 ettari li dedichiamo a fare il riso da seme, che sarà il seme dell'anno successivo. Certo. No, questo è importante proprio per avere una filiera totale 100%. Adesso è stata corta, no, questa è proprio chiusa, cioè questa fate tutto corta, voi, logicamente chiusa. È aperto perché cambiate, come dicevamo, i terreni per un discorso di rotazione. E, faccio l'ultima domanda, un po' provocatoria, nel senso che insomma noi ospitiamo nelle nostre puntate il Consorzio della Bonifica Burana, che praticamente dà anche l'acqua per l'irrigazione in una fetta di Emilia Romagna. Qui siamo sopra l'Emilia Romagna, siamo appunto nel Veronese, però di acqua ne viene usata tanta anche qui. Allora noi ogni tanto insomma andiamo un po' a pungolare, ma voi date l'acqua agli agricoltori, in agricoltura l'acqua si spreca. Tutta quest'acqua viene sprecata per il riso? No. Quest'acqua non può essere sprecata perché intanto l'acqua che mettiamo in risaia, quella che viene assorbita va nelle falde, dunque certo, non è un problema. Naturalmente dopo l'acqua in più, noi faccio un bicchiere d'acqua, sì, non esce un bicchiere d'acqua perché abbiamo anche la vaporizzazione, certo, con il sole e via dicendo, ma esce mezzo bicchiere d'acqua che poi andrà a rifornire altre colture o altre aziende agricole che ci sono dopo di noi. Certo. Addirittura noi, collaborando con altre aziende agricole, nel momento in cui hanno un po' di carestia, la risaia è come un bacino d'acqua. Sì. Nel momento in cui richiedono un po' d'acqua, cosa facciamo? Alziamo le chiuse, diamo l'acqua per loro, intanto il riso, se anche rimane 10 giorni o 5 giorni senza acqua, non è un problema perché la terra è già umidificata e rimane umida, soprattutto anche quando il riso riesce a farsi la sua ombra, il terreno rimane abbastanza umido e dunque diamo possibilità a altre aziende di adoperare l'acqua e fare la loro coltura. È bello perché il riso mette allegria, siete tutti con il sorriso. Sì, noi non abbiamo giorni per annoiarci qua, dobbiamo dire che mette allegria e dopo quando lavori anche con ragazzi giovani che ci danno una mano così e dopo insegni anche al tuo figlio
gli dai un qualcosa che magari in futuro continuerà la strada del papà, penso che sia la cosa migliore, no? Senta, ma lei che è un appassionato di trattori d'epoca, vedere tutta questa tecnologia oggi in campagna le fa un po' effetto o è il futuro e deve essere così? L'ultimo trattore che abbiamo acquistato, io non devo neanche salire perché è complicato al massimo, occorre giovani che vanno avanti con quei trattori lì. Ma io sono abituato con i landini a testa calda. Sì. Sì. Come per, questo? Per l'avviamento, come questo, per l'avviamento dobbiamo scaldare la testa e farlo funzionare quando era caldo. Sì. Beh, dalla soddisfazione della risaia alla quantità che arriva nella riseria. Vi presento subito Gianmaria Melotti, benvenuta a Buone Cose, Gianmaria. Grazie. Allora, noi abbiamo già conosciuto Francesca, Luca e il terzo fratello. Noi arriviamo dai campi insieme al riso, ma quanto ce n'è? Dove va a finire questo riso? Beh, qui alle mie spalle abbiamo il riso lavorato, che è stato lavorato nei giorni precedenti a oggi e sarà poi successivamente nei prossimi giorni confezionato in piccole confezioni da 500 grammi o anche da chilo. Sì. È un riso pronto per essere consumato e è un riso che andrà a essere immesso sul mercato, però sul mercato specializzato, perché la nostra famiglia non vende nella GDO, nella grande distribuzione organizzata, ma propone il proprio riso nella ristorazione che ahimè ha avuto un momento travagliato per la pandemia. Sì. E poi comunque il riso viene spinto nei negozi di specialità alimentari. E poi una cosa molto importante che la nostra famiglia sta puntando tutte le forze è quello di vendere online. Sì. Infatti abbiamo un shop online, melotti.it, molto nutrito di tantissimi prodotti a base di riso, dove veramente sta avendo un grande successo. Certo, questo oggi è importante, di fatto è una grande distribuzione universale, no? Sì, soprattutto perché noi con questo metodo è il consumatore che ci ordina il riso dal computer, dal telefonino e quindi ci può chiedere anche dei consigli perché abbiamo una chat online aperta sempre tutti i giorni, quindi l'azienda si è in qualche modo anche modernizzata su questa tecnica di vendita e commerciale importantissima per i giorni nostri. Ok, allora a chi ci sta seguendo da casa, vedendo il nostro sfondo, sicuramente viene in mente ma quanto riso, cioè quantità. Sì. E la qualità? Beh, innanzitutto diciamo che qui siamo Isola della Scala, quando poi a volte si va in giro anche per l'Italia dicono ma dov'è? Nel Veronese, ma a Verona si produce riso? Eh sì, e io dico sempre poco ma buono, infatti è così, qui nel Veronese si produce la varietà importante che è il nostro Vialone Nano, che se ne produce poca però è veramente buona per la ristorazione, per le nostre cucine, quindi anzi io considero il Vialone Nano come l'altra varietà importante del Carnaroli, i due migliori risi italiani nel mondo per i risotti e quindi qua c'è poco ma buono e nella nostra azienda guardiamo molto più la qualità che la quantità. Uh-huh. Infatti i nostri 18.000 quintali di produzione per un'azienda industriale sono poca cosa, però per un'azienda agricola che segue tutto dalla coltivazione al prodotto finito, quindi filiera corta per eccellenza, è una grande quantità, infatti un'azienda presa a volte come esempio per la filiera corta a livello nazionale nell'ambito risicolo. Cioè verrebbe quasi in mente che voi controllate chicco per chicco. Beh, allora chicco per chicco non sarebbe credibile, però insomma lo dimostrano le immagini che di questo servizio. Mio fratello sta seguendo in campagna la sua coltivazione, quindi tutti i giorni controlla la coltivazione, la crescita del riso, fino addirittura poi a raccoglierlo. Io mi occupo di tutto quella che è la lavorazione, la sua essiccazione del riso, lo stoccaggio, la lavorazione e il confezionamento. Mia sorella segue il commerciale, la vendita, quindi è una filiera corta controllata al 100% dalla famiglia Melotti. E noi, oltre a dare qualità, ci mettiamo proprio la faccia, siamo noi. Certo, tra l'altro io non l'ho chiesto a Luca perché visto che eravamo in casa sua, insomma, teneva sicuramente la parte. Spesso e volentieri si parla di agricoltura anche di paesaggio, qui siamo in pianura, cioè certo. Praticamente una tavola completamente piatta che però si anima con i colori, con i riflessi sull'acqua, con questi antichi cascinali che si affacciano sulle vostre risaie. Avete il pennello in mano anche voi?
voi da questo punto di vista? Beh, io nella nostra attività didattica, perché l'azienda Melotti è anche fattoria didattica, è una cosa che premetto sempre. L'agricoltore oggi, nel 2021, ha un ruolo importante ed ha un ruolo da protagonista anche per il nostro ambiente in cui viviamo. E spesso si addita l'agricoltore la persona che inquina, che distrugge l'ambiente, invece è tutt'altro. Noi abbiamo un grande ruolo nel qualificare l'ambiente, nel controllo delle risorse idriche. Se guardiamo, sì, la risaia oggi ha un ruolo importantissimo. Certo, quello che parlavamo. È un ambiente ottimale per l'ecosistema, per i pesci, per gli uccellini, per tante cose, ok? Poi la risaia, se vogliamo, è anche un freno dell'acqua e quindi ha una grande funzione ecosostenibile. Certo. E poi avete visto i trattori tecnologici, sì, 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 controllati da sistema satellitare, che ci permette di non sovradosare seme, di non sovradosare concime. Quindi c'è un controllo di precisione che dà un'agricoltura di precisione e tutto questo rispetta sempre di più l'ambiente. Quindi abbiamo un grande ruolo e siamo fortemente protagonisti per la tutela e salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Ok, allora Gianmaria, lo abbiamo detto all'inizio della puntata che avremo diviso in due parti questa nostra visita. Siamo giunti al termine di questo appuntamento con Buone Cose. Vogliamo però scoprire come fa tutto questo riso di qualità ad arrivare sulle nostre tavole. Allora facciamo una cosa, noi ci salutiamo qui, grazie intanto per aver partecipato. Grazie a voi. Ci ritroveremo la prossima settimana. Con molto naturalmente, piacere. Certo, naturalmente insieme a voi che ci state seguendo da casa, perché insomma, come sapete, Buone Cose è un settimanale e l'appuntamento si rinnova sempre, tutte le settimane, perché le buone cose non finiscono mai. Ci vediamo tra 7 giorni.